Ciao a tutti, qui Superlopen 777, benvenuti in questa nuova parte della Nuzlocke Challenge qui su Omega Rubino. Allora, ho l'auricolare ancora più rovente dello scorso episodio, ci eravamo lasciati qua. È ancora più rovente perché l'ho rimessa davanti al coso che renderizza, al computer che renderizza, giustamente. Guardate lì un forello per fare la base segreta, già ne vediamo uno, guardatelo lì. Papam! Carino, potevano anche qua potevano renderlo meglio comunque. Vabbè, ci sta. Entriamo in questa grotta piuttosto, senza perdere altro tempo, e andiamo a salvare Pecco. Qua ho catturato già tutti i Pokémon, yeah! È solo Wimsur, mi sa. Quindi, guardate che bello non averlo buggato come su Smeraldo, che non si vedeva niente per via di questa nebbiolina. Vabbè, comunque, prendiamo la Pokéball e andiamo qua a salvare il nostro amico Pecco. Ehi, tu ce l'hai con me? Vuoi che ti dia una bella lezione? Sì? Per tutti i Pokémon! Prendere quel Pokémon in ostaggio si è rivelato del tutto inutile. Pensavo di aver trovato una via di fuga perfetta, ma questo tunnel è senza uscita. Ehi tu, lottiamo. Ok. Con piacere riguardo questa bella animazione. Ma non con altrettanto piacere guardo il tuo maglione, quel cazzo che hai, perché mi fa impressione, fa schifo. Comunque, entra in campo il Pucena avversario, mentre io mando in campo subito il mio Grovyle, maestoso, appena evoluto. È ancora da testare, quindi facciamo un bel taglio furia, visto che ho detto che non la userò mai. Babam! Quasi va a uccidere il mio avversario in un colpo. E ora lo farò, mi spiace. Il secondo colpo sarà fatale, perché anche se tu ti ricaricassi, cosa che non penso, infatti non fai, muori. Perché togli di più taglio furia ogni botta. Quindi ciao Pucena. Grandissimo, ora mi sa che è meglio allenare qualcun altro però. Ah, la mia carriera di criminale volge verso una fine ingloriosa. Esiste anche la carriera da criminale, abbiamo imparato con i Pokémon. Perfetto, non è giusto, il capo mi aveva detto che sarebbe stato un lavoretto facile. Dovevo semplicemente rubare una valigetta della Devon, uff. Se proprio ci tieni tanto a riaverla, ti accontento? Grazie. A me fanno ridere perché dopo che li battiamo loro ci ridanno tutto così, tranquillamente. Pam. Anzi, a volte ci regalano pure le cose, tipo furto, che troviamo selcepoli, quelle robe lì, vabbè. Sono pazzi. Pecco, che bello rivederti sano e salvo. Grazie, anche Pecco ti è molto riconoscente. Mi presento, sono il signor Marino, tu chi sei? Molto piacere, Dio, ti ringrazio di cuore per il tuo aiuto. Se hai bisogno di una mano, non esitare a venire da me. Di solito mi trovi nel mio cottage, sulla spiaggia, vicino a Bosco Petalo. Vieni, Pecco, andiamo a casa. Pecco! Perfetto, quindi qua è senza uscita, frega un cazzo. Andremo a rivederlo quando avremo spaccaroccia. Usciamo da questo buco e insegniamo taglio al mio spazzino. Visto che non sei utile come spazzino, renditi utile almeno come schiavo dell'MN. Bravo, mi piace quando puoi impararla. Hai attivato una macchina tecnica, contiene taglio, vuoi impararla? Vuoi che la impari? Zigzagoon? Sì. Vuoi impararla? Mi sa che non è molto italiano. Comunque, togliamo Turbo Sabbia. Vuoi fu. 1, 2 e tatatam. Spazzino impara taglio. Perfetto, quindi usciamo da questa merda. Senza perdere altro tempo. Qui ci sono tutte gente che non ci dice niente, vero? Oh, guarda come ci siamo seduti per parlargli. Il tunnel Menferro, all'inizio eravamo un'enorme squadra che scavava con i macchinari più moderni, poi però ci siamo dovuti fermare. Ci siamo accorti che avremmo recato danno ai Pokémon selvatici della zona, adesso non abbiamo più nulla da fare. Cioè, la cosa assurda è che si sono fermati con due massi e basta, rimasti. Vabbè, un tizio sta scavando il tunnel tutto da solo, ma vuole raggiungere la montagna a tutti i costi. Scava un po' per volta, senza macchine, non per disturbare i Pokémon, per rispettare l'ambiente, ok? Tu cosa sei? Per arrivare a Mentania senza passare di qua devi raggiungere Blue Ruby e devi partire... Sì, va bene. Insomma, gente che non serviva a niente, come avevo detto prima di entrare. E se non l'ho detto, l'ho soltanto pensato. Tagliamo quest'albero. Che figo. Però non ho voglia di sfidarli, ragazzi, lo faccio quando non registro, dai. Adesso non ho voglia di tenervi qua ancora su questo percorso di merda. E non vorrei neanche trovare Pokémon, sinceramente. Quindi, Tailo, vaffanculo. Devi andartene. Entra in campo il mio Grovyle a fare un po' di bordello e scappiamo perché è la cosa più saggia da fare per non perdere altro tempo. Andiamo così in punta di piedi, babom, babom, babom. Facciamo gli ignorri e passiamo indisturbati, vai così. Ora ignorri. No, cazzo, devi andare in punta di piedi quando te lo comando. Comunque, torniamo a Ferrugipoli per riscattare il nostro premio. Quindi, Franco, ti ho visto.
Eccoli qui. Oh, com'è andata? È la merce Devon, certo. Ce l'hai fatta, l'hai recuperata. Sei un allenatore eccezionale. Eccezionale, ecco, per ringraziarti ti darò una Mega Ball. Grazie. Dio tiene una Mega Ball. Grazie mille. Quindi, adesso per favore, saresti così gentile da seguirmi? Non mi dai scelta, quindi va bene, lo farò. No, ma guardate che sproporzionato che ha questo palazzo, purtroppo. Cioè, me lo aspettavo veramente altissimo, invece qua l'hanno schiacciato un pochino in altezza. Vabbè, ti trovi al secondo piano della Devon SPA, all'ufficio del nostro presidente su questo piano. Non trovo le parole per esprimerti la mia gratitudine. Puoi aspettare solo un attimo, torno subito. Va a dire al presidente di rivestirsi perché sono arrivato. Il nostro presidente ti vorrebbe parlare, ti prego di seguirmi. Ok. Seguiamolo. Ed ecco qui il papà di Rocco. Prego, accomodati. Ciao. Minchia che capelli. Ora sì che capisco da chi li ha presi, Rocco. Sono Pierangelo Petri, presidente della Devon SPA. Ho sentito parlare di te, ci hai salvati per ben 2 volte. Una persona meravigliosa come te. A una persona meravigliosa come te vorrei chiedere un favore. Dovresti sapere che sono un presidente molto magnanimo, veramente non lo so. Non potrei mai chiederti un favore senza offrirti qualcosa in cambio. Per favore, dammi il tuo multipokenap per un momento. Eccotelo qui. Il signore Petri aggiorna il multipokenap di Dio. Scusate se non riesco a leggere, ma questo è. Vabbè, non so qual è. Comunque, dal primo episodio adesso li sto registrando tutti di fila. Ora è disponibile la funzione Navitalk. La funzione Navitalk che ho aggiunto al tuo multinav è indispensabile per gli allenatori che vogliono partire all'avventura. Non era multipokenap. Vabbè. Ti permetterà infatti di ricevere in qualsiasi momento notizie aggiornate del mondo e di rimanere sempre in contatto con i tuoi amici. Detto questo, veniamo al favore che devo chiederti. Dimmi. Vorrei che consegnassi questa lettera a un ragazzo di nome Rocco che si trova a Bluruvia. Lui fa un pochino così lognorri, non ci dice che è suo figlio, però vabbè. Ottieni la lettera, perfetto. Per raggiungere Bluruvia dovrete attraversare il mare, sì lo so, grazie, signor Marino, passa a trovarlo, ti darà una mano, lo racconto su di te, se dimentichi qualche dettaglio torna pure da me. No, grazie, ne ho avuto abbastanza, quindi evadiamo da questo edificio schiacciato in altezza, senza pensarci altri istanti, quindi scendiamo di qua. La cosa bella è che mi hanno già dato il consiglio di esperienza. Salve, qui sei sempre il benvenuto, grazie, troppo gentile, tu? Tu non mi dici niente, quindi andiamocene via. Andiamocene da Peco e dal signor Marino. Ciao Vera. Che mi dici? Oh, ciao Dio, a che punto sei col Pokédex? Io me la sto cavando piuttosto bene. Ho preso dei Pokémon nel bosco petalo, ma ora ho finito le Pokéball. A proposito, nel bosco petalo ho incrociato il signor Marino. Ho incontrato, vabbè, uguale. Penso che stia tornando il suo cottage sulla spiaggia nel percorso 104. Forse non lo conosci perché ti sei trasferito qui da poco. Sì, lo conosco. In suo tempo il signor Marino era un marinaio rispettato da tutti. Anche adesso io lo rispetto. L'unica cosa che non rispetto è il fatto che non si metta a correre come faceva sui vecchi giochi con Peco, perché era una cosa veramente divertente. Uffa. Uffa. Quindi, andiamo qua. Andiamo a prendere uno strumentopolo misterioso prima, cazzo. Prima che poi mi dimentichi, perché so già che tutte le robe che dico io le faccio dopo mentre non registro, me ne dimentico. Sempre, sempre così. Quindi prendiamo questa difesa X, strumentopolo un po' di merda, ma sempre uno strumentopolo è. E siamo sul percorso 104, un po' di bacche per me. Shura, dammi la bacca stagna, perfetto, mi servirà per il mio Milotic, anzi no, perché qua. Aspetta? Ah no, Piuma Bella mi aveva andato prima, mi ricordavo Bella e ho detto non serviva niente, in realtà no. Era la Piuma Bella e quella lì mi sembra proprio che non serva a niente. 4 bacche Liegia, che abbondanza, e tu? Perché non posso raccoglierti dal fianco? 4 bacche arancia, perfetto. Non potevo chiedere di meglio. Anche qua c'è qualche allenatore che non ho ancora sfidato, tipo questo panzone, ma sinceramente non voglio farvi vedere che sfido uno che ha solo Magikarp. Se ha soltanto il Magikarp, non lo so, ma comunque non ho voglia di farvelo vedere adesso. Voglio andare dal signor Peco e andarmene verso Bluruvia prima che finisca tutto il tempo a nostra disposizione, che comunque non è infinito. Siamo neanche a metà, ok, però. Non è infinito, dannazione. Quindi corriamo. Corriamo più veloci del vento. Però mi dà fastidio il fatto di sapere che sotto dei capelli marroni, sotto questi capelli bianchi, che in realtà sarebbero un berretto. Mi dà veramente fastidio. Vabbè, andiamo qua e vediamo cosa c'è qua. Cosa si cela qua dentro? Un minifungo! Strumento preziosissimo e dall'utilità veramente immensa. Quindi, chi è?
Chi è che fa quel cazzo di rumore? Vabbè, parliamo con te, mi dai un miracolo seme? Grazie mille, tesoro, adesso lo do subito al mio Grovyle, se non ti dispiace. Pokémon. Grovyle, strumento, dai. Ti do un bel miracolo seme. Andiamolo a cercare. Eccolo qua. Ora, visto che qua invece le MT sono infinite, vediamo un po' chi può imparare roccio tomba. Ah no, lo sto usando su di lui, sono un deficiente. Vabbè, però facciamoglielo imparare. Come ho fatto anche su Smeraldo, ci stava. Al posto di botta. È inutile avere botta e attacco rapido qua che può imparare molte più mosse il nostro piccolo Sceptile barra Grovyle barra che cazzo che ci pare. Oh, ma non ho ancora guardato la sua natura. Ecco, adesso inizio a perdere del tempo. Ok, natura neutra, perfetto. Andiamocene. Andiamocene senza pensare ad altro. Però qui c'è uno strumento, una Mega Ball. Questa qua è la roccia muschiosa o soltanto una roccia? Mi sa che è soltanto una roccia perché non è abbastanza gozza. E poi soprattutto non ha l'erba intorno, quindi è un po' dubbiosa come storia. Arriva un bel Rumpole. E io mando in capo il mio Crovile. Come la mettiamo? Ti piaccio? Fugo. Me la fugo. Quindi adesso vorrei però sostituire Crovile che mi ha rotto i coglioni. Cioè non è che mi ha rotto i coglioni, però gli altri sono indietro, dannazione. Strumenti, usa. Una bella potion. Oh, ne ho 13, madonna, ma non ne ho comprata neanche una. Spuntano come funghi qua le pozioni. Anzi, di funghi ne ho trovato solo uno, il minifungo che avete visto voi anche adesso. Attacco X. Non mi interessa. Attacco X. Ora andiamo piano piano camminando sulle punte dei piedi perché non voglio che i Pokémon mi sentano. Via! Fuggiamo! Fuggiamo. Proprio rapidamente, qui abbiamo catturato già tutti i Pokémon, perfetto, mi piace come cosa. No, madonna, mi hai fatto spaventare. Dai, dimmi che stai correndo. Sì, correre è una parola grande, però grazie di aver ascoltato le mie preghiere. Ehi, aspetta un attimo, Peko. Ehi, ma tu sei Dio? Hai salvato il mio amatissimo Peko, sono in debito con te. Come? Vorresti imbarcarti con noi? Hai la lettera da portare a Bloruvia? La tua richiesta è senz'altro fattibile. Ho trovato l'uomo. Hai trovato l'uomo giusto. Allora, salpiamo per Bloruvia? Ah, Bloruvia. Arriviamo. Sulle ancore, mio caro Peko, si parte e via. Voliamo via con Peko. Vediamo com'è la nave. Ti prego, dimmi che non è sproporzionata come quella vecchia. Direi di no, perché qua ci si vede pure a noi sopra. Col vento tra i capelli. Che non sono capelli! Cristo, che nervoso! E Wingull che ci segue, Peko. Bellissimo, bellissimo. Voglio scoprire se l'animazione di volo sarà figa come quella di Latios e Latias durante la demo. Magari skippabile, però se è così veramente impazzisco. Se non sai dove andare, ti consiglio di fare un salto in palestra. Il capo palestra sa tutto della città. Non me ne frega un cazzo. Io me ne vado subito da Rocco. Anche perché quell'uomo cos'era? Cos'era? Disperato. Ah, è un nuotatore, vaffanculo. Non capivo cosa fosse. Dico, è una testa che vaga. Questo qua non ho voglia di sfidarlo adesso, ragazzi. Perdonatemi. Perdonatemi. Queste rocce sono diventate molto più grosse. Chi ha fatto crescere le rocce? Oh, bella che non c'è l'uomo del Flash. Vuol dire che Flash qua non esiste. Ultime parole famose. Ehi tu, più avanti è buio. Non ti sarà facile proseguire bene. Noi montanari offriamo sempre aiuto a chi ne ha bisogno. Questo ti sarà utile. E otteniamo Flash. Ah, santo Dio, che palle. Beh, è utile questa roba qua che hanno messo il coso da salire con la bici. Cosa sono questi cosi? Sono persone. Ah, il nostro Pokémon è un Aron. Me lo sento. Makuhita. Pokémon di tipo lotta, non ne ho ancora, ci sta. E veditela con Beldum. Veditela con Beldum. Che ti fa una cozzata zen nel cervello. Pam! Ops. Vabbè. Fa niente, speriamo che almeno mi faccia salire di livello. No, neanche quello. Vabbè, Tylo sì. Quindi sono contento. Dai, impara attacco d'ala, sono ancora più contento. Via beccata. Feliballo. 1, 2, tada. Tylo impara attacco d'ala. Adesso noi andiamo a parlare con questi tizi che stanno leggermente in mezzo al cazzo. Ufficialmente sì. Ultimamente gli affreschi in questa grotta sembrano essere al centro dell'attenzione. C'è stato un viavai di gente in uniforme rosse e blu. Di non so quali team. Ai ai ai, ai ai ai.
Ciao, qua ci serve una bella bici. E vabbè, andiamocene. Usciamo dalla grotta pietrosa, torniamo qua e magari ci pigliamo uno strumentopolo misterioso. Mi sa che prima dobbiamo andare in palestra, per forza. Perché sennò non possiamo andare a trovare Rocco. Eccolo qui, un bello strumento. Proteina, mi piace, lì c'è dell'erba. The fuck, man? Boh, mi sa che non ci posso andare comunque sia. Cosa facciamo? Sarei tentato di iniziare a sconfiggere un po' gli allenatori della palestra, poi questi coglioni qua me li sfido io dopo. E devo anche sfidare della gente là in fondo, sì, quanta gente che devo sfidare, troppa gente devo sfidare. Quindi entriamo in palestra, giusto perché... Scusate, ho tirato una pacca al microfono, giusto perché ci siamo, mettiamo Tylo prima in squadra. E dai, iniziamo a sconfiggerne qualcuno, via, in questi ultimi minuti. Tu, Shura, cosa che vuoi? Non osare snobbarmi, te ne pentirai. Beh, veramente mi sono voltato appena tu mi hai chiamato. Parte la sfida di Angelina Combat Girl in questa posa proprio volante, non so come cazzo faccia a stare in piedi, comunque. Entra in campo Meditite dalla sua parte. E Meditite mi sa che se ne andrà giù con un mio bel attacco d'ala appena imparato. Grazie a quel Makuhita che se n'è andato KO. Però invece no, va per individua e quindi protegge il suo Meditite, questa Combat Girl. Ma il suo destino non è destinato a cambiare. Il suo destino non è destinato, scusate un po' il gioco di parole, ma vaffanculo Meditite. Ancora per l'individua va. Sei un uomo di merda. Muori! Ah, ecco perché non sei proprio un uomo, sei un Pokémon femmina. Vabbè, quindi vattene KO. Papam! E Tylo riceve un po' di esperienza, questo mi piace. Beldum sale al 13, questo mi piace ancora di più. Hai sconfitto Angelina? No, ho perso. Sì. Eh già, così pare. E pam, si accendono le luci. Questa cosa qua no. Ah, ok, non può essere attraversata. Però è bella come palestra. Mi piace perché non. Cioè, non è come quell'altra che si aumentava sempre di più, diciamo, il lucino man mano che andavamo avanti. Qui almeno c'è un interruttore, papam, quello è e basta. Quindi entra in campo un bel Machoke, Machop anzi, contro il mio Tylo. Io andrei per un bel attacco d'ala, vediamo cosa farà. Lo manderà KO? Io direi di no, e infatti così non fa. Era tra l'altro un brutto colpo, arriva il calcio basso, non dovrebbe far molto. Scappiamo a gambe levate. Papà, Grovyle, è il tuo turno. Altrimenti ci fanno il culo. Quindi entra in campo il mio Grovyle a reggere il calcio basso, probabilmente, infatti, del mio avversario. Perfetto. Mi cala pure la velocità, ma a me non give a fuck. Vado per l'attacco rapido e se ne va KO, giusto? No. Va per la prefeggenza, per fortuna. Meno male. Meno male! Vado per l'attacco rapido e adesso sei morto però, vero? Ok, Machop lascia il campo di battaglia, si appoggia dolcemente al terreno e lo lascia. Quindi, un po' di esperienza, Bullo sale all'11, sì, Cappuccino Nus. Essere forti non basta. Già, in realtà tu sei una sega. Comunque, non mi piace vedere in queste condizioni il mio Tylo, quindi usiamogli una pozione proprio sul cappuccino. E andiamo ad illuminare questa stanza. Ok, eccoci qua. Accendiamo un po' di luci e andiamo a sfidare questa. Non c'è bisogno di scomodare Rudy, ti anniento io. Perfetto. L'importante è la convinzione. Quindi parte la sfida di Matilda Combat Girl, che manda subito in campo il suo Meditite. Viva la fantasia di queste Combat Girl. E direi che se dopo di lei c'è Rudy, chiudiamo quell'episodio. Se dopo di lei non c'è Rudy, chiudiamo comunque quell'episodio. Spero soltanto che ci sia, perché per una questione d'estetica mi piace finire davanti al capopalestra, capito? Questo è tutto. Usa meditazione. Ok, quindi aumenta il suo attacco. Ma io vado per un attacco rapido. Te ne vai KO perché è stabbato. Bam! E Meditite se ne va giù. Sali? Sali Tylo? Sì, sali. Tylo, Tylo, io lo chiamo Tylo da sempre, quindi lo continuerò a chiamare così. Hai pochissimo attacco però, Cristo, sei vergognoso. Wingull sale all'11. Spazzino sale all'11. Qualcun altro? Parabatte in testa mi piace. Fanculo ruggito. Perfetto. Uno, due, puff. Nota, da.
Adesso posto imparare a botte in testa, eccellente, lasciatemi scappare. Ah no, è vero, c'è ancora un altro Pokémon. Machop, ancora fantasiosi, mi dicono. Machop all'11 e direi che te ne vai KO con due attacchi d'ala. Basta che non mi fai un altro calcio basso. Ok, usa prevegenza e questa cosa mi piace molto, devo dire. Quindi io sono capace di buttarti giù con un secondo attacco d'ala. E questo segna la fine di questa Matilda Combat Girl, che ancora nella sua posa a mezz'aria ci lascerà. Perfetto. Quindi vediamo se il prossimo è Rudy, dopodiché chiudiamo l'episodio. Voi che ne dite? Io dico di sì. Quindi, ma come ho potuto perdere così? Beh, ho schierato il mio Tylo e ti ho fatto il culo. Quindi, aspetta, non ho visto bene. E devo passare da qua. Ta-ta-ta. Ok, il prossimo è Rudy per forza. Ed eccolo qua, pompatone della Madonna. Continua a fare i suoi esercizi e io direi di farglieli continuare a fare fino al prossimo episodio. Quindi se questo vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!